Era una partita chiave perché la classifica era molto chiara. Eravamo a metà classifica, noni, a 3 punti da playoff e 3 punti da playout. Quindi la lettura direi che era abbastanza evidente. E sapevamo di venire a giocare contro una squadra che per le qualità, per il cambio allenatore, per quello che aveva fatto vedere anche a Trastevere, ci avrebbe impegnato. Venire qui, andare sotto per 1 minuto in uno stadio dove la scorsa stagione abbiamo un po' perso la testa nella partita di campionato, e avere questa reazione con questa lucidità, con questa anche tranquillità nel momento in cui siamo andati sotto e qualità tecnica che abbiamo messo in campo, per noi è un segnale importante che dobbiamo cogliere. Dobbiamo prendere questa vittoria che è venuta dopo 6 partite dove abbiamo fatto bene, perché questa squadra ha sbagliato 20 minuti a Matese ed è stata punita, e una lettura di una palla con il Senigallia ed è stata punita. Però il calcio è questo, lo dobbiamo accettare. E probabilmente oggi non è stata la miglior partita rispetto a quelle che non avevamo vinto, però c'è stata una fame, una voglia di vincere, una determinazione che in altre occasioni si è mancato. È stato un primo tempo equilibrato. Noi siamo, dopo il gol preso, abbiamo avuto una reazione subito importante, abbiamo avuto la fortuna, la bravura di pareggiarla subito. E nella parte centrale del primo tempo ci siamo abbassati un po', e il Chieti ha iniziato ad entrarci dentro con più insistenza. Nella ripresa meglio, meglio, concedendo poco. Prima del gol avevamo avuto occasioni importanti per andare a segno, e poi nel momento in cui si era da difendere questa vittoria l'abbiamo fatto con i denti, con la fame e con la voglia di portare a casa il risultato pieno che ci mancava. E consentitemi, a nome anche della squadra, di dedicare questa vittoria al nostro presidente, che dopo Matese ha sofferto come tutti noi. Ci abbiamo messo un po' per ridare una soddisfazione piena, ma oggi è giusto che se la goda fino in fondo. Sono contento per i gol, sono contento per il risultato della squadra che mancava da un po' di tempo, più per sfortuna, diciamo, che per le partite che facevamo. E il gruppo se lo merita, il gruppo è forte e sono contento per questo, insomma. Non mi sono reso neanche conto, sinceramente, del gol. Infatti mi divertirò stasera a vederlo a casa con i miei figli, magari. Però mi hanno detto che è stato un bel gol. Il primo, mi sono ritrovato la palla lì e ho cercato la soluzione migliore. Penso che, come hai detto tu, abbiamo fatto un buon primo tempo e dove siamo stati sempre protagonisti noi, e poi il secondo tempo abbiamo lasciato giocare a loro. E quindi secondo me questa è una squadra che deve essere sempre alta, dobbiamo sempre andare a pressare, perché quando lasciamo giocare l'altra squadra troviamo questa difficoltà. E per una questione di rispetto noi dobbiamo andare lì, perché sono loro quelli che ci tengono tanti. Sono sempre lì a tifare per la squadra, per il Chieti Calcio. Quindi loro ci chiedono sempre di portare il massimo rispetto per questa piazza. E noi chiediamo scusa ai tifosi. E adesso dobbiamo già avere la testa a domenica prossima. Domani già iniziare a lavorare la partita di domenica. Perché di questa situazione si esce solo lavorando, senza chiacchiere. Dobbiamo lavorare, dobbiamo essere uniti, perché quello che ho detto mo, di questa situazione si esce solo lavorando. Almeno io so solo quello. Dobbiamo lavorare, dobbiamo allenare. Sì, fino a oggi ci allenavamo a 1000, adesso dobbiamo lavorare a allenare a 2000, perché a 1000 no, non basta, non basta per questa squadra, quindi dobbiamo allenare di più. Credo che sia semplicemente leggermente differente come compiti, diciamo. Facendo il quinto ho un compito un po' più offensivo, magari posso dare una mano alla squadra più in fase offensiva. Facendo il terzino a 4 devo dare un po' più di solidità in fase difensiva. È semplicemente un ruolo un po' diverso che poi anche in base all'andamento della partita, magari anche giocando a 4, magari può esserci anche la possibilità di andare spesso in fase offensiva se la Sì. squadra va bene. In questa piazza si è giocato anche a 17 anni, quindi
so cosa si prova ad essere così giovani. Sicuramente è un impatto importante alla loro età, però è una cosa che ti fa crescere tanto. Bisogna capire che loro hanno meno responsabilità di noi, quindi devono stare più tranquilli. Inoltre, nonostante il risultato, oggi la tifoseria ci ha comunque incoraggiato, quindi non credo sia un ambiente comunque, diciamo, ostile. Se ci sono delle colpe, sicuramente sono più nostre rispetto a loro, quindi sicuramente devono viverla in maniera più tranquilla. Allora, sull'argomento mercato, credo che ovviamente sia la società a doversi esprimere, non i calciatori. Noi non è che ci crediamo, noi dobbiamo crederci assolutamente, perché è il nostro compito. Se non ci credessimo non staremmo qui e saremmo già andati via, quindi ci crediamo sicuramente.